Amici, bentrovati per un nuovo episodio di Oltre il Bricolage. Finalmente partiamo con la sabbiatrice. Qui ho già un abbozzo di prototipo. Mi sto portando avanti con i lavori perché sarà un lavoro un po' lungo questo qua. La sabbiatrice, non so se avete visto nei miei vecchi video, in uno compare la sabbiatrice, quella da esterno, diciamo, che avevo fatto con una bombola di GPL. Ecco, quella sabbiatrice lì è comoda da esterno. Se abbiamo un compressore valido che spinge, allora quella lì va bene. Però voglio farne una da interno, una specie di cabina, perché può venire utile per essere dentro, chiusi a riparo e avere un sistema di recupero della sabbia o del materiale che andremo ad usare. Sto facendo un abbozzo. Qui praticamente si andrà dentro con le mani. Se vi ricordate, ve l'avevo già fatto vedere anche su Facebook, i guanti che mi sono arrivati poco tempo fa. C'è la pistola anche, qui c'è il suo vetro recuperato da un vecchio quadro elettrico da buttare e pensavo di farla un po' inclinata. Adesso io la sto facendo su misura, sulla mia misura, sulla mia statura, sulle mie braccia. Ecco l'idea, perché la voglio fare di questa dimensione. Tempo fa mi è capitato di sabbiare i cerchi del mio Panda, quelli che ho supero, sono i cerchi da 13 e li ho sabbiati fuori un casino perché tutta la sabbia andava persa, un disastro. Allora voglio farlo ad una grandezza tale che mi permetta di poter accogliere dentro un cerchio della macchina, logicamente non da 13 perché è piccolo, ma prendo la misura con la gomma in modo che saranno, non so, un 18, un 20, non so adesso di preciso la misura, quindi mi baso su questa dimensione. Sarà un progetto lungo, seguitemi per l'evoluzione di questo progetto. Ecco qua, cominciamo già a tagliare un po' di tubolari. Qua mi sono già portato avanti i due tubolari da 1,70 m. Ho fatto un taglio, li ho piegati, li ho saldati per dare l'inclinazione. Ecco qua, allora adesso non ho fatto saldature definitive, però facendo solo dei punti, questo mi permette poi di aggiustare un attimino se non è proprio in squadro. Ecco la struttura principale con alcuni punti di saldatura. Qui ho saltato un po' di passaggi per il solito discorso, che sennò fra un mese siamo ancora qui. La struttura principale adesso è saldata, ho già controllato un po' lo squadro, diciamo che non è male. Siccome sono mancino, io lavorerò così. La pistola la tengo con la mano sinistra e i pezzi volevo farli entrare di qua. Quindi qui faremo uno sportello e qui invece metteremo delle lamiere fisse. E qui sotto ci sarà tipo, farà tipo imbuto per la raccolta e riutilizzo della sabbia. Ecco il primo pezzo della sportella, faccio con un tubolare da 20x20. Prima parte, quella che segue la stessa piega del telaio. Adesso l'ho appoggiato qui con lo spessore di una rondella per avere un attimo di fessura. Ecco, una cosa del genere. Ho cercato di tenere la stessa distanza, un po' di fessura, dopo c'è la battuta che ci metto anche la guarnizione, così, poi ci metterò la cerniera e vediamo che sistema usare per bloccarlo. Ecco, questa è la battuta che andrò a saldare, che farà da battuta appunto per la porta, per lo sportello. Ecco, ci ho messo delle rondelle, poi vado a stringere con dei morsetti e mi simula lo spessore della guarnizione, anzi un po' meno, in modo che quando vado a chiudere lo sportello sta sigillato. Ecco che adesso che ho puntato il bordo si capisce già meglio. Ecco, qui è dove andrà
ad appoggiare lo sportello una volta che va a chiudere. Vedete? Così. Ecco qua. Puntato tutto il piatto che farà da battuta. Ho preferito questa impugnatura con incastro. Ecco, adesso ho saldato queste traverse, questa, per un discorso proprio di telaio, questa. Ecco, adesso ho tagliato la prima parte di lamiera, qui vanno fatti i fori. Ho fissato nei quattro angoli, intanto con quattro viti temporanee. Ecco, questa qui è praticamente l'intelaiatura dove andrò a mettere la griglia sopra, una lamiera forata, in modo che la sabbia possa cadere giù ed essere recuperata e allo stesso tempo mi fa da appoggio per il pezzo che devo sabbiare. Ecco qua la lamiera forata. Facciamo un grigliato. Ecco, ora ho messo la lamiera, quella forata, la griglia, l'ho puntata. La parte anteriore dove andare a ricavare poi l'oblò. Allora, questa è l'anta di un vecchio quadro elettrico da buttare, dalla quale, come avevamo visto, voglio ricavare proprio il vetro per fare l'oblò. Quindi andrò ad appoggiare questo sportello e a ricavare l'esatta misura per fare l'apertura, perché poi c'è la guarnizione anche, quindi è una cosa abbastanza precisa. Adesso devo riportare proprio le misure esatte per fare un taglio più preciso possibile. Non ci sono orari per un buon caffè. Adesso sto procedendo con la foratura. Faccio i fori con la tazza e poi trac, faccio i tagli, ho già fatto i segni. Così andiamo avanti col discorso oblò. L'ho messa qui temporaneamente, comunque la misura sembra corretta. Adesso vado avanti a fare i fori, sto facendo i fori per fissarlo temporaneamente. Ci ho messo la lamiera anche qui nella sportella. Adesso vabbè, tutto da verniciare, da registrare, però comincia a prendere forma. Sto facendo questa cosa un po' strana, direte voi, cos'è tutta quella roba lì? Sto tirando le diagonali in modo da ricavare la piramide dove andare a raccogliere praticamente la sabbia. Poi faccio sopra le misure, ricavo i vari triangoli. Allora, sto preparando i vari triangoli, sto puntando con delle viti temporanee e adesso metto l'ultimo e poi faremo delle strisce
che andranno a fissare i vari settori. L'idea è quella di usare delle strisce di lamiera da piegare e fissare i vari settori. Ecco intanto un primo fissaggio temporaneo. Ribattuto in modo un po' provvisorio, fatto la piastra qui fuori che andrà avvitata qui. Questa piastra qui si farà un foro e gli metto sto manicottino saldato, che dopo magari si può mettere un rubinetto, qualcosa, un tappo, così che si può scaricare la sabbia in caso che si vuole cambiare tipo di sabbia. Allora adesso avevo messo delle viti temporanee per poter tenere la struttura tutta assestata. Qui sto sostituendo con dei rivetti, rivettoni belli grossi, definitivi. Queste piastre che ho sagomato prima, avete visto con la piega lamiere, quella del video, ci ho messo un filino di silicone. Perché? Perché altrimenti potrebbe uscire un po' di sabbia, potrebbe trafilare un po' di sabbia, della polvere, e non è il caso, visto che la userò qui in questo ambiente chiuso. Mentre vernicio e si asciugano le parti verniciate, mi sto tirando avanti col discorso dell'illuminazione. Ho messo questa lampada a LED, ho fissato temporaneamente il cavo. Qui ci ho messo un tubo di quelli di plastica, quello di impianti esterni. E adesso andrò a forare, che qui sotto ci andrà la scatolina con l'interruttore. Poi tutta questa parte qui non si vede perché abbiamo la lamiera davanti. Adesso andiamo a saldare la piastra con la ruota. Ecco qua, abbiamo l'intelaiatura asciutta, che è un fondo antiruggine, lo lascio così, come la lavapezzi. Le ruote, gli appoggi fatti con delle rondellone, saldate, verniciate, e finalmente abbiamo la nostra tramoggia pronta per essere avvitata. Ecco la lampada inclinabile. Cavo, tubi. Per evitare che venga fuori troppa polvere, sabbia e schifezze varie, mettiamo la guarnizione adesiva, questa, attorno a tutta la battuta. Andiamo a mettere la guarnizione. Ecco il nostro blò, ricavato dal famoso quadro elettrico da buttare, con la guarnizione. Cominciamo a improntare gli anelli, quelli che andranno a fermare i guanti. Allora, mentre si sta asciugando la vernice, che ho verniciato la parte dove vanno inserite le braccia, qui, quei due anelli, e anche la parete, quella posteriore,
Adesso andremo finalmente a capire dove mettere la pistola con la gomma e col pescaggio. Allora, adesso bisogna trovare il modo per far passare questa gomma. Qui abbiamo la rete. Pensavo di sfruttare uno di questi raccordi tubo scatola per gli impianti esterni. Faccio un foro, perché altrimenti se faccio il foro qui, che è praticamente la miera, poi mi si va a segare tutta la gomma tirando. Allora, guardando dentro, abbiamo il pescaggio, che è un tubo di ferro bello pesante, che andrà praticamente ad aspirare la sabbia. E qui ho messo i due raccordi, ne ho messi due, in modo che sia destro che mancino uno lo può usare. Ecco qua, adesso intanto ho messo anche la gomma per l'aria e dobbiamo andare a fare la misura, perché nella pistola, ricordiamoci, abbiamo due tubi, questo più grosso è quello che aspira la sabbia e questo è l'aria compressa che arriva dal compressore. Adesso che i tubi sono collegati almeno alla pistola, possiamo andare a mettere il pannello nel quale andremo in seguito a fissare i guanti. Ecco, stretto l'anello con le rondelle. Non c'è neanche bisogno di sigillante, perché secondo me già la doppia piega della pelle è sufficiente da sigillare. E poi se capita di cambiarli i guanti si fa meglio. Ecco, allora qui abbiamo i guanti, come abbiamo visto. La pistola, che è la parte fondamentale della sabbiatrice, appunto, dove aspira la sabbia, e qui arriva l'aria dal compressore, che però passerà da questo regolatore di pressione. Ho deciso di metterlo qui dentro, per un motivo ben preciso, per un discorso di ingombri, perché se lo metto, potevo metterlo qua fuori, però se poi la sabbiatrice la voglio mettere vicino al muro, questo poi va a sbattere nei piedi. Allora pensavo proprio di metterlo qui e di arrivare con la gomma dell'aria, così poi una volta finito di usarla la stacco e posso spostarla, perché ci ho messo le ruote. Ora andrò a mettere in portagomma con un altro tronchetto di gomma raccordato qui sulla maniera della tramoggia, che mi andrà dentro e si attaccherà a questo, così praticamente abbiamo isolato la parte esterna dalla parte interna. Qua la linea dell'aria la facciamo passare di qua, portagomma, portagomma, mettiamo un pezzo di tubo che va dentro alla tramoggia. Col passo successivo andare a fare il pannello da mettere sotto. Io ho un pannello di compensato. Adesso passiamo ai collegamenti elettrici. Ho già preparato la spina per il cavo d'alimentazione, gli interruttori e tutto il resto. Quindi ventola che mi fa l'estrazione dell'aria e filtro. Ho messo delle viti più lunghe perché voglio mettere questa protezione che poi andrò a fissare, tenuta un po' distante, in modo che quando vado a sabbiare la sabbia non mi vada direttamente nel filtro. L'aria viene estratta, sì, lateralmente, passa nel filtro e non ci va la sabbia direttamente. Almeno questa è una prova che voglio fare.
Allora, sono ancora in fase sperimentale perché volevo ricordare che non l'ho mai fatto, questo è un progetto nuovo, ci sono delle modifiche in corso. Ho fatto delle prove, ho fatto dei test. Come ho fatto vedere prima, qui c'è la ventola per l'estrazione dell'aria con un filtro davanti. Però da sola non ce la fa perché quando tira e c'è tutto sigillato non tira niente. Così ho deciso di applicare un'altra ventola. Questa ventola invece spinge l'aria dentro. La mia idea è quella di fare una mandata d'aria che fa il giro dentro, si porta dietro la polvere e con questa estrae l'aria per cercare di annullare il più possibile quell'effetto nebbia che si fa dentro. Adesso io ho collegato questa, solo questa, adesso lei gira. Guarda, no, no, che fa pressione. Con l'aria che mi manda dentro questa mi fa girare quest'altra, quindi fa una specie di ricircolo. Prima prova, ventola in aspirazione che butta aria pulita dentro e ventola in estrazione che mi tira fuori l'aria. Allora, ho già fatto qualche prova. Questa è sabbia che ho setacciato e adesso lo vado a mettere dentro, quindi è già abbastanza pulita, diciamo. Ecco. Ora, per quanto riguarda l'aspirazione dell'aria esterna, ho preferito mettere una griglietta, altrimenti la ventola è scoperta e ci si può fare del male. Lo scarico, cioè l'estrazione dell'aria, diciamo con la polvere, ho fatto così, la ventola è sotto che mi tira fuori l'aria e ho messo questo tubo dove posso andarmi a raccordare con un corrugato o comunque scaricarlo all'esterno. C'è anche chi magari attacca un aspiratore, un aspirapolvere. Allora, anche se ci sono le guarnizioni e tutto, comunque consiglio ad ogni modo di mettere sempre la mascherina. Adesso andiamo a fare una prova. C'è un badile arrugginito. Ci ho messo il nastro così vediamo la differenza. Andiamo a vedere, così facciamo la prima prova ufficiale. Aspettiamo un attimo che mi butta fuori un po' di polvere e poi tiriamo fuori il pezzo, vediamo. Guarda che differenza. Direi che ci siamo. Ecco qua il lavoro finito, è stato un progetto molto lungo, molto laborioso, che non ne avevo mai fatte, quindi ho dovuto un po' sperimentare anche il discorso dello scarico, del ricircolo dell'aria, cioè che mi butta dentro aria, me la estrae. Magari col tempo ci sarà qualche ritocco da fare. Spero tanto che vi sia piaciuto questo progetto e che possiate condividerlo anche con i vostri amici. E vi invito ad iscrivervi al canale, seguirmi con i prossimi video, condividerli. Che dire, seguitemi per nuove ricette di bricolage. Ciao a tutti!